Special focus oggi all'ambiente in Costituzione. Abbiamo sentito tutti in televisione, ne hanno scritto i giornali. Che cosa cambia? Dottor Lauria, innanzitutto diamo un'occhiata ai due articoli e commentiamoli insieme. Le vediamo qui, ce li fa vedere Cosimo, la Monica dalla regia, l'articolo 9 a sinistra, il 41 a destra. Ecco, in giallo, dottor Lauria, lei sa quanto me, meglio di me, è l'integrazione, vero? In bianco Sì, era il infatti. Esatto, precedente articolo, diciamo. sì, da dire che sono stati modificati due articoli, l'articolo 9 e l'articolo 41. Per quanto riguarda l'articolo 9, come appunto riporta la regia, in bianco e in giallo, prima l'articolo 9 recitava che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. In aggiunta adesso la modifica prevede che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, ma anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Quindi è veramente una rivoluzione, anche se può sembrare apparentemente una semplice No, diciamo integrazione. che, dottor Lauria, converrà con me che la prima parte, quella in bianco, era praticamente abbastanza generica, diciamo, un po' vuota di contenuti, era così, come dire, degli assiomi abbastanza teorici, teoria, insomma. Invece la parte in giallo specifica, precisa molto dettagliatamente ed è questo il cambio epocale. Sì, è effettivamente un cambio epocale E perché si va più in profondità. le future generazioni. Ma infatti, diciamo, gli aspetti epocali si possono analizzare sotto vari aspetti. Innanzitutto che l'articolo 9, non dimentichiamo che sta nei punti fondamentali, sono uno degli articoli fondamentali della Costituzione italiana, quindi il nocciolo duro della Costituzione. Cioè, giusto per fare un esempio, rientra un po' come l'articolo 1, che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, come Sì. l'articolo 4 che parla del diritto al lavoro, come l'articolo 11 che lo Stato italiano ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, come l'articolo 12 che è il tricolore, quindi rientra in un contesto, diciamo, imprescindibile, un assioma Sì. imprescindibile. Certo. E poi non dimentichiamo che l'ambiente prima della Costituzione veniva citato esclusivamente nel titolo quinto, nell'ambito delle ripartizioni delle competenze normative tra Stato e Regioni. Per questo, questo cambiamento non è una modifica di tipo simbolico, ma una modifica Sì, sostanziale. sostanziale, certo. E che poi, unito al cambiamento, alla modifica dell'articolo 47, dove si parla in maniera, dove si sancisce la libertà, l'indipendenza dell'impresa, ma nello stesso insieme economica e privata e libera, ma nello stesso tempo che non si possono recare danni all'ambiente e che le attività devono avere anche una finalità sociale e ambientale. Sì. Quindi queste due modifiche veramente sono epocali perché in sostanza parliamo di sviluppo sostenibile Certo. e praticamente è un modo per dire che ci dobbiamo adeguare dal punto di vista etico ma anche dal punto di vista pratico a quelle che sono i 17 goal dell'Agenda 2030. L'articolo 41 ci dà lo spunto per dire che i governatori delle regioni e i sindaci, gli assessori all'ambiente devono darsi una sveglia e prendere spunto dall'articolo 41 che facciamo rivedere. Dice che ogni attività libera privata non può svolgersi in contrasto, in modo da recare danno alla salute e all'ambiente. Questo è importante, è fondamentale perché oggi, e ne parleremo adesso più avanti, gli inquinamenti, spesso aerei, atmosferici, acustici, luminosi, sono prodotti dall'umanità che poi, si ritorcono contro la nostra salute. Quindi questi diciamo che mentre finora tutti questi tipi di inquinamenti erano, come dire, un po' difficilmente contrastabili perché ci si appellava a delle leggi, controleggi, eccetera, adesso invece si può dire che se il profitto di un imprenditore confligge con la nostra salute o con la tutela dell'ambiente e degli animali, è costituzionalmente illegale. Quindi Perfetto. e questo è fondamentale, cioè che Certo. non dobbiamo più ricorrere
a leggi che ci sono e non ci sono, perché ci sono regioni dove si legifera, per esempio il Veneto è la prima regione in Italia, quella più attenta all'inquinamento luminoso, ma ci sono altre regioni invece che sono indietro e che devono adeguarsi. Questo credo che sia importante, cioè la politica nazionale si è svegliata dal suo lungo letargo e ha dato l'input. Adesso le politiche locali, regionali e comunali devono darsi una regolata e svecchiare i loro regolamenti che sono vecchi. Non potete lasciare le cose come stanno, altrimenti i cittadini, io invito i cittadini a ribellarsi, scrivendo, chiamando i carabinieri quando c'è qualcosa che è in contrasto con quello che stiamo dicendo, e poi rivolgersi alle procure, perché c'è sicuramente un magistrato che si alza dalla sedia, alza il telefono, apre un fascicolo e ordina ai carabinieri, alla polizia giudiziaria, di fare un'ispezione su quello che il cittadino segnala. Dunque, dicevamo, dottor Lauria, per secoli re, imperatori, governi hanno pensato solo agli effetti immediati, cioè io faccio una legge che è valida il giorno dopo, cioè non ci si preoccupava del futuro. E quindi si era interessati ai problemi vicini nel tempo, non abituati a prevedere, insomma, a programmare. Si pensi a quante cose, per esempio, abbiamo distrutto per conseguire solo il risultato che ci interessava. Ad esempio, per costruire la stazione Termini, qui vediamo delle immagini bellissime di Rai 3, del film di Valerio Zurlini, La stazione, girato nel 52, pensate. L'articolo 9, quando fu costruita la stazione Termini, furono distrutti tantissimi importanti resti archeologici soltanto perché intralciavano la costruzione della stazione. L'articolo 9 invece, che noi abbiamo visto, che lei ci ha spiegato, modificato nella tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi, aggiunge nell'interesse delle future generazioni. Quindi un'apertura che noi cittadini fino a una settimana fa ritenevamo impensabile, cioè l'impatto sul futuro, dottor Lauria. Quindi siamo di fronte, secondo lei, ad una visione più ampia nelle decisioni politiche? Influiscono anche gli eventi degli ultimi tempi di cui abbiamo commentato io e lei nelle scorse settimane, il cambiamento climatico, lo scioglimento dei ghiacciai, mentre continuate a vedere queste immagini straordinarie di questo film di Zurlini che riprende scene di oltre 70 anni fa, insomma. Ma anche per esempio la Corte Costituzionale che ha emesso una sentenza nel 2012, insomma, sempre economia da conciliarsi con ambiente, mentre vediamo immagini dei più famosi abusi ambientali. Sì, infatti, dottore, il problema lei l'ha centrato in pieno, nel senso che per la prima volta ci occupiamo delle nuove generazioni, anche perché sembra che la tutela dell'ambiente sia una pretesa, tra virgolette, solo dell'associazione ambientalista e degli ambientalisti, mentre invece non dimentichiamo che, ecco, facendo un discorso egoistico italiano, l'Italia insiste nella regione mediterranea, che è una delle regioni più ricche di biodiversità, che poi la biodiversità, non dimentichiamo, che è alla base della nostra economia, della nostra sostenibilità, anche economica, anche industriale e così via. Cito qualche esempio: qualche giorno fa si parla della siccità del nord Italia, sì, e che i vigneti del nord Italia sono in grosse difficoltà, e questa è una conseguenza dei cambiamenti climatici. Per tornare a noi, lo stesso discorso della terra dei fuochi, che in fondo sembra svuotata di significato, che se ne parla tanto, ma fondamentalmente si tratta di un'attività illecita dal punto di vista industriale. Ecco, può sembrare astratto, ma la difesa dell'ambiente e della biodiversità essenzialmente va nella direzione della tutela della natura e dell'ambiente, che sono patrimoni, non è che saranno, sono patrimoni delle nuove generazioni, e di questo noi dobbiamo prenderci tutta la responsabilità, senza parlare poi anche delle specie aliene che vengono immesse in natura. Ecco, bisogna rivedere un po' tutta la logica dell'impatto ambientale, delle attività umane, e avere coraggio, perché la tecnologia sicuramente non è la soluzione, ma è uno strumento importante nelle mani di coloro che prendono le decisioni, dei politici e dei comportamenti dei cittadini. Ecco, il presidente del WWF, il presidente del WWF Italia, la giornalista Donatella Bianchi, che è anche la conduttrice di Linea Blu, famosissima, l'ha definita questa decisione della Camera e del Senato una decisione epocale
storica che influirà decisamente sulle normative regionali e comunali. Ecco, secondo lei cambieranno? Qui vediamo delle immagini aeree che abbiamo scelto di alcune città italiane come Bologna, Roma, Milano, anche Napoli, Salerno, città della Sicilia. Insomma, inciderà sulle leggi regionali, ne parlavamo, accennavamo prima, regolamenti comunali, sulla disciplina di attività imprenditoriali e lavorative? Ma assolutamente sì, perché l'Italia, perché la Costituzione italiana è un elemento imprescindibile dal punto di vista legislativo, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista dei comportamenti. Oggi il voto che c'è stato la settimana scorsa è veramente rappresentato un fatto storico, perché finalmente la tutela dell'ambiente è diventato un principio fondamentale della Repubblica, a cui la legislazione futura si dovrà ispirare, ma anche la legislazione passata si dovrà adeguare. Questa è la modifica costituzionale, è stato un primo passo che armonizza il nostro sistema con i principi formulati a livello europeo e internazionale e fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale di legittimità e di merito. Qui vediamo delle immagini appunto aeree o aeree, cioè diciamo immagini riprese da aerei o elicotteri o anche immagini riprese dai droni. Oggi la tecnologia consente di fare, di fare delle immagini. Ecco, questa per esempio è Latina con un drone. Sì, infatti. Diciamo perché? Per dare un'idea di come è possibile magari vedere dall'alto gli abusi o le cose che non vanno, le anomalie che vanno corrette. Ecco, certo. Diciamo, e qui siamo a Messina, poi vedremo Salerno, dall'alto sembrano tutte rassomigliarsi queste città, dovremo vedere anche tra poco le immagini di Salerno partendo dal porto, immagini che danno un'idea, come dire, anche dell'architettura delle città, dell'urbanistica, di come si sono sviluppate intorno a un tratto di mare, insomma. Ecco, questa novità epocale, pensa che lei che inciderà anche sugli inquinamenti che noi nell'umanità, diciamo noi, nella nostra follia produciamo continuamente in abbondanza. Qui sono tre gli inquinamenti più importanti, quello atmosferico, quello acustico e quello luminoso, ma sono inquinamenti sui quali spesso, non so se lei è d'accordo con me, parliamo un po' così a vuoto. Ecco, qui vediamo le immagini di Salerno, una città straordinaria, una delle più belle descritte da questo sito dove ci sono queste vedute aeree, una delle città più belle d'Italia, ed è così. E quindi dicevo, quanto secondo lei inciderà questa integrazione di due articoli come dire, sull'approccio, sul concetto che noi abbiamo di inquinamento? Cambierà, insomma, il nostro concetto, la nostra consapevolezza, ecco. Allora, dipende molto anche da noi, nel senso che purtroppo noi siamo abituati a delegare sempre gli altri, a delegare alla magistratura, a delegare al politico, ma non dimentichiamo che dipende anche dai nostri comportamenti e dalla nostra partecipazione democratica nella Repubblica Italiana. Per quanto riguarda l'inquinamento, ecco, giustamente lei ha sottolineato l'aspetto della tecnologia del drone. Oggi sono degli strumenti che fino a qualche decennio fa erano impensabili avere, quindi è molto più semplice intervenire tempestivamente e prevenire gli abusi ambientali. Ricordo che uno degli slogan del WWF era che noi non effettuiamo un'opposizione cieca al progresso, ma ci opponiamo al progresso cieco, cioè vale a dire, provo a fare un esempio giusto per semplificare. Un'autovettura di cui gli italiani sono tanti innamorati, ad emissione zero, emissioni basse, fino a qualche decennio fa era praticamente impensabile attuarlo. Ora invece c'è la possibilità di ricorrere a questi sistemi. L'abbattimento dei fumi delle ciminiere era impensabile, quindi bisogna fare una scelta: posto di lavoro o inquinamento, o tutte e due, mentre invece adesso è possibile fare anche un'industrializzazione non forzata, ma rispettosa dell'ambiente, essere sottoposta al ricatto dei posti di lavoro e della sede, o i posti di lavoro o l'industria, perché bisogna partire dal concetto che oggi
non inquinare, costa. Allora, però è un più che un costo in perdita, è un investimento per il futuro, per le nuove generazioni. Ecco, il premio Nobel Kunetz, del premio Nobel nel 1971, ha sottolineato che non si può andare avanti nella crescita per la crescita. Abbiamo avuto due secoli di crescita del PIL fino ad arrivare al 400%. Adesso si è dimostrato che questo sistema, cioè vale a dire quello dei saccheggi del territorio, è un sistema sterile, perché le risorse del pianeta non sono inesauribili. Però, come giustamente sottolineava lei, noi ci occupiamo delle risorse, del benessere economico, ma nello stesso tempo dobbiamo occuparci anche di quelli che sono gli elementi fondamentali per la sopravvivenza del pianeta. Un esempio in pratica: sappiamo dei conflitti internazionali che sono scoppiati per il coltan, quel minerale che serve per fare i microprocessori, per i telefonini. Davanti agli occhi di tutti la guerra, tra virgolette, del gas che c'è stata, ma poco si sente parlare, a meno che non ci sia qualche catastrofe epocale, biblica, dell'acqua, del suolo e dell'aria. E questa è una cosa che assolutamente non va bene. È per questo che rappresenta una rivoluzione la modifica dell'articolo 9 quando dell'articolo 41. Sì. Infatti, anche perché, volevo aggiungere, la nostra politica, la nostra attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento tende a dimostrare che un'altra realtà è possibile perché già esiste. Più volte abbiamo affrontato, anche nella sua trasmissione in cui lei ci ospita gentilmente con una certa regolarità, che abbiamo dimostrato che ci sono delle imprese, dei modelli di impresa, tipo quelle delle oasi, tipo delle aule natura, che coinvolgono fior fior di professionisti, sia nell'ambito della scienza, sia nell'ambito della tecnologia, ma anche nell'ambito delle scienze umane, scienze umanistiche e della legislazione. Quindi sono esempi concreti che si può fare impresa in armonia con la natura.